Un'espressione che ci sentiamo ripetere sempre più spesso è che sia necessario per affrontare i tempi a venire un cambio di paradigma. Dobbiamo cambiare il nostro punto di vista per essere adeguati ai tempi a venire. Quando si parla di innovazione, raramente si immagina l'invenzione di strumenti nuovi, quanto piuttosto l'utilizzo più adeguato di strumenti che sono già a nostra disposizione perché ereditati dal passato o frutto della tradizione. Nella tradizione recente degli stand-up comedian è abitudine ribaltare il punto di vista del senso comune e del politicamente corretto, facendo adottare allo spettatore prospettive inedite fino a quel momento. Planet will be here, we'll be long gone. Just another failed mutation. Just another closed-end biological mistake. An evolutionary cul-de-sac. The planet will shake us off like a bad case of fleas. A surface nuisance. In un monologo piuttosto conosciuto di George Carlin, intitolato Save the Planet, l'autore rappresenta il mondo non come un oggetto da salvare, ma come un essere animato, dialettico nei confronti dell'uomo, che cerca di sbarazzarsi nel più breve tempo possibile dell'umanità intera. Nella storia del jazz questi cambi di prospettiva sono più frequenti di quanto possiamo immaginare. Anzi, la storia del jazz, che possiamo immaginare non infinita, ma della durata più o meno di un secolo, è costellata di episodi che cambiano radicalmente le abitudini e il modo di sentire e approcciarsi alla musica. Nel 1930 Duke Ellington scrive un brano che rimarrà nella storia del jazz come uno standard. Il titolo del brano è Mood Indigo. In questo brano i tre strumenti che suonano la melodia del tema sono trombone, tromba e clarinetto. Sono tre strumenti che Ellington prende a prestito dalla tradizione del jazz. È il 1930 ed è ancora fresca la memoria delle marching band, ovvero di quelle bande che precedevano le cerimonie funebri del tempo. Questi tre strumenti, per abitudine, suonavano uno richiamando l'altro. Ognuno aveva un frammento di melodia, mentre nel brano di Ellington suonano contemporaneamente. Ma l'innovazione non sta tanto nel farli suonare contemporaneamente, quanto nella loro disposizione melodica. Un qualsiasi compositore o arrangiatore, dovendo stabilire l'ordine di questi strumenti, può immaginare il trombone, che ha l'estensione più grave, come la base su cui sviluppare la melodia degli altri due strumenti, che per loro natura sono più brillanti e più acuti. Al contrario, Ellington ribalta completamente quella che è la disposizione di questi tre strumenti, predisponendo il trombone a suonare la nota più acuta. Al contrario, il clarinetto, dalla voce più acuta, si ritrova ad eseguire la nota più grave. Questa combinazione di strumenti, trombone all'acuto, clarinetto al grave e la tromba al centro, prenderà il nome di Ellington Sound, ma quello che è più stupefacente nell'esecuzione di questo brano è che, avendo disposto questi strumenti in questo modo, il nostro orecchio percepisce una quarta nota alla frequenza più grave. È un qualcosa che nella musica sacra già succedeva e succede tuttora, quando le nostre orecchie immaginano un suono grave a completare il suono dell'accordo. Innovazione quindi significa non inventare strumenti nuovi, ma, come in questo caso, utilizzare in maniera nuova, inedita e innovativa, gli strumenti che ci arrivano dal passato e, auspicabilmente, lasciare al nostro interlocutore o all'ascoltatore la capacità di poter immaginare un'ulteriore via, un quarto suono, come nell'Ellington Sound.